Provinciale che da Solarolo porta a Castel Bolognese, bloccata ieri pomeriggio a causa di un incidente alle porte di Solarolo in via Canale Molini, al chilometro 6 più 500, subito dopo l'incrocio con Via Larga, dove un ciclista, un uomo di 47 anni di origini albanesi, è stato investito da un Alfa 147 che si era appena lasciata a Solarolo alle spalle, intorno alle 18. Complice probabilmente l'oscurità e la nebbia che stava iniziando a scendere su tutto il territorio faentino, l'automobilista sembra si sia accorto della presenza sulla strada del ciclista solamente quando ormai era troppo tardi. Il 47enne è caduto così rovinosamente a terra riportando alcune lesioni. Sono stati chiamati i soccorritori del 118 che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato il ferito all'ospedale di Lugo, fortunatamente fuori pericolo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per raccogliere le dichiarazioni dei diversi testimoni e per registrare i rilievi dell'incidente. Operazioni che hanno portato al blocco della circolazione in entrambi i sensi di marcia della stretta via.